Ragazzi, bentornati al Gormiti Show! Che bello, Giada, ci avviciniamo al Natale! Sì, abbiamo fatto l'albero super gormitico, ma è grandissimo, hai visto? Mi piace tantissimo, ma poi mi piace proprio questo periodo perché ci avviciniamo a Natale. È tutto illuminato, ci sono le decorazioni, sì, ci sono l'albero. Sì, ma no, Giada, una cosa più bella praticamente è Natale e riceviamo i regali. Ah, giusto! Ma a proposito di regali, Johnny, sì? Io ne ho preso uno per te. Dai, davvero? Sì, però devi indovinare. Grazie! Ma sei sempre carina in questo periodo, dovrebbe essere Natale tutti i giorni. Allora, hai un tentativo. Ok, ce l'ho. Adesso andiamo di là, ci mettiamo le giacche e corriamo in Duomo perché mi porti nel negozio di giochi preziosi a comprare tutti i gormiti del mondo. Sì, ci andremo, ma non è quella la sorpresa. Ah, ok. Aspetta, perché... Cosa può essere se non è questo? Può essere che faremo delle costruzioni o se no sicuramente faremo... Il Panini Magazine! Il Panini Magazine! Sì, è uscito! Bellissimo. Guarda, apriamo, guarda che super sorprese ci sono. Ah, Giada, dentro troviamo Lord Electrion Gold, ma troviamo la chiappa tutto. No, Johnny, la ferra tutto. Giada, chiappa. Ma sì, ma chiappo a ferro è la stessa cosa. Che e bello. Poi guarda un po' cosa c'è, ci sono anche le figurine da attaccare nell'album. Abbiamo Lord Electrion Gold e le figurine da attaccare sull'album. Ma Giada, sfogliamo velocemente il nostro Panini Magazine perché troviamo davvero sempre tantissime cose all'interno. I fumetti, i giochi, i lavoretti. E ci siamo anche noi, vero? Sì, eccoci. Che bello, vi raccontiamo sempre tantissime cose. Però adesso, Johnny, sì? C'è un'altra sorpresa, sia per te che per i nostri amici a casa. Davvero? Indovina. Oggi voglio che tu indovini tutto. Ma a che fare? Ti do un indizio. Lo trovo qua dentro l'indizio? Sì, ti do un indizio. Guarda. Lo so, Giada, è il Panini Magazine, lo so. Lo so, ma è un indizio. Ah, guarda. Aspetta! Le decorazioni di Natale dei Gormiti? Sì, quindi adesso c'è un... laboratorio? Sì. Sei pronto? Sì. Andiamo. Eccoci qua, pronti per il laboratorio. Sì, siamo super pronti per il laboratorio. Allora prima cosa ci serve? Il Panini Magazine, ok? Il Panini Magazine e delle forbici, se le avete con la punta arrotondata. E fatevi aiutare da mamma e papà per qualsiasi cosa, perché comunque le forbici sono un pochino pericolose, ok? Poi dobbiamo avere il nostro Panini Magazine e giriamolo perché abbiamo... Bisogna ritagliare le palline. Che belle queste palline. Tra l'altro, Giada, queste palline sono double face, Giada, double face. Come sei internazionale, Giada. Sì, perché oggi hanno la doppia faccia. Adesso le ritaglio. No, aspetta, guarda. Io le ho già tagliate perché tu di solito fai un sacco di pasticci, quindi non è vero. Per evitare o te lo tagliate. Poi, guarda cosa ci serve. Dei nastrini. Perché colorati. Mi hai dato... Va bene, facciamo cambio allora. Dei nastrini colorati. Ah, ok. Si giusto. Prende il nastrino, sì. Si mette dentro al buchetto. Perché io ho fatto anche il buchetto con le forbici. Ma posso anche, se il mio elemento è il blu, posso usare anche un filo di un altro colore? Sì, ma anche più bello se lo metti dello stesso colore. Magari. Ok, va bene. Scegliete voi. Ok. Si fa il nodino. Quindi e voilà, ritagliamo la pallina. Esatto, ritagliamo la pallina, mettiamo. Guardi, io ne ho già tagliato un sacco. Ecco, dammene una pronta. Pronte? E la si mette al collo. Non okay. È una collana, è la pallina per il nostro super albero. Ah, giusto, la pallina. Però bambini, se volete altri laboratori, andate sul sito gormiti.com nella sezione fan. Vedrete che ne troverete un sacco. Ok. Vuoi già appenderla? Sì, adesso l'appendo. Guarda, però io ho una sorpresa per te. Appendila. Ui. Siete curiosi? Siete pronti? Sì. Vado, Vai. Wow, ecco qua Lord Sole e Lord Eklos in versione gigantesca. Che quanto mi piacciono, quanto mi piace, perché sono altissimi, muscolosissimi e grandissimi. Fortissimi soprattutto. Mamma mia, che belli. Con questi si fanno delle super battaglie. Eh sì, guarda, tipo questo. Guarda, no, non guarda come cammina nello spazio il mio. Ma come deve camminare? Nello spazio, Giada, lui fa tutto, fa. Guarda. Fa ridere così, non sembra neanche forte. Sì, che è fortissimo. Vabbè, magari c'è qualcosa. Allora. Deve camminare così, guarda.
Ma cosa? Ma che no. È? Perché gli ho tirato un calcio sulla gamba e lui cammina così adesso. Ma Giada! Beh, adesso allora ti tiro un pugno! Aia, Giada, così. Mi hai preso la mano! No, non è vero! Sì, invece! E poi un calcio e un pugno! Aia! Ma dai, combattiamo! No, non devi colpire me, devi colpire lui. E comunque, ti ricordo che abbiamo un Lord Sol molto più grande di questo. Hai ragione, nello store di giochi preziosi è davvero altissimo, che ha rotto persino il soffitto. Esatto, bambini, correte nello store di giochi preziosi perché è grande, grande. Sì, tu con un pugno hai spaccato tutto, hai sconfitto tutto. A proposito di sconfitto tutto, io voglio sconfiggere te, Giada. No, ti sconfiggo io con questa battaglia. No, non con questa battaglia. Ma con cosa allora? Giada, da quanti anni facciamo il Gormiti Show e da quanti anni ti batto? Non sempre però, non sempre, ho capito. Sei con pronta? I collezionabili. Sei pronta? A vincere? Sì, andiamo. A chi? A vincere. Sei pronto? Giada, sì, anche se ci avviciniamo al Natale. Ci sfidiamo lo stesso. Tranquillamente. Va allora. Bene. Allora. Ti ricordi la mia tecnica? Usala ogni tanto. Ma quando lo uso lo stesso, non vinco. Allora puoi usare, l'hai portata sull'altalena, ti ricordi che hai perso? Ma non devi parlarci! Tu, ci parlavi così! Ah, già. Viviamo, viviamo. Wow! Sì. Oh, mi piace! Non guardare. Qua ce la combattiamo ad armi pari, cara Giada, perché allora, ho già sbirciato un secondo. Io ho trovato Ikaros. Io ho trovato Iridium. Oh! Allora, sulla ce la card ce la combattiamo ad armi pari, è vero, è vero. Oggi mi sento fortunata. Che numero hai sulla card? Sulla card è il numero 8. E io? Anche tu, oddio. Siamo super super pari per adesso. Allora, facciamo così. Nuova tecnica. Al mio 3? No, al... Urliamo il numero. Esatto, io faccio così. 3? Senza dirlo, perché insomma se dico 3... Sembra il 3 sembra del numero. Okay. Sembra il 3 del numero. Io farò così e diciamo il numero. Ok. Allora, abbiamo detto che sotto il piede abbiamo un numero... No, senso, sulla card abbiamo un numero 8. Ok. Sotto il piede il numero... 100! Dai! Non si bara, io il numero 3. Tu? 10. Fa vedere. Ho il 10. Ma che vado vicino alla telecamera e faccio così, faccio vedere a tutti. Sappilo. Un numero uno. Oh, mamma mia. No, ma... Andiamo avanti. Tu vai sempre avanti. No, c'è qualche trucco. Tu vai sempre avanti trucco. Quando ti conviene. Non è vero. No. No. Sì. C'è qualche trucco. Ma che qui. Trucco? Sì, perché tu, secondo me, hai messo da questa parte le bustine per farmi perdere, di qua le bustine per farmi vincere. Finito? No, andiamo avanti. Ora è arrivato il momento della bacheca gormitica! Ci è arrivata una foto e un disegno. Ah, giusto, partiamo dal disegno. Filippo, vai. Filippo ci manda un bellissimo disegno che mi piace davvero tanto e scrive: cari Johnny e Giada, sono Filippo e ho appena compiuto 6 anni, auguri. Oh, tanti auguri. Vi mando il mio disegno di Lord Sol, che è uno dei miei gormiti preferiti, spero vi piaccia. Vi mando un sacco di saluti e baci e vi ringrazio perché mi fate divertire e mi tenete compagnia. Grazie, davvero, ti mandiamo un super mega bacione. Ma quante lacrimucce. Tra l'altro. È stato bravissimo a fare il disegno. Adesso io non so se sei di Milano, dintorni o se sei completamente fuori Milano, però c'è un Lord Sol che nel negozio di Milano ti aspetta. È grandissimo. Non sto a giochi preziosi, hai bisogno di dirlo. Poi guarda, ci è arrivata anche una foto da che parte bello. Di Luca. No. E c'è scritto: ciao Johnny e Giada, vi voglio tanto bene. E ti vogliamo bene anche noi. Sì. Guarda quanti gormiti. C'è la Iskador pronta. Ah, guarda, so io com'è andata. Tutto l'esercito che vedi in questa foto sì. era sulla Iskador. Ed è sceso per combattere. La Iskador è atterrata e ha aperto le porte. Comunque, complimenti per la tua super collezione. Grazie per mandarci sempre i disegni, le foto, le sì, dediche. Se voi volete mandarle, mandate a gormitishow.com e noi esatto. Vi mostreremo in puntata. Johnny, la puntata è finita. Ci avviciniamo sempre di più al Natale, che bello, sì. Sono contentissimo. Allora, che bello. I nostri amici, sì. Per essere sempre aggiornati, sì. Devono seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Iscriversi al canale e mettere tantissimi like, giusto? Così sì, rimanete... condividere anche il video, mi ecco, raccomando. Rimanete sempre amici. Aggiornati, sempre aggiornati. Un saluto da Johnny e Giada, ciao!